Ben ritrovati amici, ma soprattutto amiche dello spallino.com, episodio 5 della stagione numero 2 della diretta di Ivano. Leo è uscito per la terza volta consecutiva, ormai è una tradizione che Leo appena comincia la diretta esce, crolla, non gli va più l'audio, non si sa cosa. Lo recuperiamo, come mai da Un grande tradizione classico. consolidata. Ciao Leo Ciao a tutti. e ciao Martina. Buonasera a tutti, ciao Mauro, ciao Stefano. Esatto, cioè, salutiamo i primi che si sono collegati, le Prima dita più di veloci. Esatto, prima di te, è vero, allora, ciao Elena anche, salutiamo, ciao Stefano, intanto scusate, ok, va bene, dopo questo ci pensiamo. Ragazzi, Leo la scorsa settimana non c'era, ci ha guardato da spettatore almeno per un pezzetto. Veniamo da una settimana nella quale intanto nessuno dei partecipanti della scorsa diretta ha beccato, diciamo, il giocatore su cui puntare, perché io avevo detto Viviani, e vabbè, non ha combinato granché, ha giocato benino, ma la Marta ha detto Lattelat, ovviamente ormai si è abbonata all'idea di non prendere neanche una, e la poi le aveva detto Colombo che non ha fatto sto partitone, quindi Sì, beh, non c'è. anche Leo non è che sia granché in classifica, No, scusami. no, infatti la No, classifica per vede me a esempio. 2 punti, la Polly a 1 e voi 2-0. Dai. Quindi vedremo. Sì, ma è lunga È ancora, eh. lunga, è lunga, è lunga, è lunga. È lunga. Detto questo, a Cittadella, alla fine del primo tempo eravamo messi come la Marta stasera, cioè nel senso che stavamo per addormentarci su qualunque superficie ci trovassimo. Intanto, ciao Maurizio, ciao Francesca. Tanto che Leo, io e te facevamo parte della squadra che ha seguito la partita e veramente eravamo alla La fortunata disperazione. squadra, La sì. fortunata squadra che ha visto questa partita, eravamo abbastanza alla disperazione perché il primo tempo è stata una tragedia, il secondo un po' meglio, tu ti sei anche dovuto incaricare delle pagelle e ricordo che a 10 minuti dalla fine mi hai scritto si fa fatica a fare delle pagelle di una Sì. partita così perché non è che ci fosse granché da raccontare, ma al di là di questi aspetti, siamo contenti di questo primo punto in trasferta? Ma allora intanto, prima di tutto, è già arrivato qualcosa dalle trasferte e quindi, insomma, come diceva il nonno di tutti, piuttosto che niente, le main toast. E quindi già questo è un dato positivo. Poi ovvio che la SPAL non ha ripetuto la prestazione che ha fatto le altre parti. È vero che ha subito pochissimo, perché ha subito solo 3 tiri in porta, di cui l'ultimo è arrivato nel recupero, però ha anche creato pochissimo. Ma tipo un tiro dalla distanza di Colombo, una triangolazione non riuscita di Mancosu, quindi non era facile, perché comunque il Cittadella sappiamo che squadra è tutti gli anni, anche se ha cambiato tanto quest'anno, ha riproposto un po' la trama di gioco che faceva gli anni scorsi, però diciamo che sul momento io non ero molto contento della prestazione, più che altro perché insomma, mi sarei aspettato qualcosina di più, ecco. Qualcosa di più. Però in realtà ragionando a mente fredda, diciamo, se riusciamo a contestualizzare questa partita nel percorso di crescita che la SPAL vuole fare anche fuori casa, allora possiamo dire che è stato un segno di continuità, o meglio, un primo step per poi avere sempre più fiducia, anche perché comunque non sono neanche passate 10 giornate, quindi insomma, ci può stare una prestazione di questo tipo. È chiaro che tutti noi, dopo 2 anni del genere, avremmo voluto vedere qualcosina di più, però insomma, al momento secondo me va bene così. Tu, Marta, cosa dici? Io allora intanto vi leggo il commento di Sandro che ci dice brutta partita, bel punto. Quindi, cioè, al di là D'accordo. del. Sono d'accordo. Sì, anch'io per quello. Cioè, è un punto che abbiamo ottenuto comunque in trasferta, quindi insomma, è sempre una bella soddisfazione, al di là del gioco che può non aver reso esattamente le intenzioni iniziali, però quantomeno. Siamo tornati a casa con un punto, no? Cioè, cerchiamo di guardare le cose dal lato positivo. Penso anche Quesito per enciclopedico. te. Ricordate l'ultima vittoria in trasferta della SPAL? No, io non ho memoria di queste cose. Vediamo se qualcuno dei commentatori ci arriva per primo.
Intanto scusa, ci dicono, le leggo un po' di commenti così a random. Piuttosto che giocare bene e perdere, squadra giovane serviva un punto per sbloccarli mentalmente, che ci può anche stare. Stefano ci dice, potrebbe essere Parma e anche Sandro, quindi vedi, sono più preparati di noi, dai. L'ultima vittoria in trasferta? Come Sì. fa a essere Parma che l'anno scorso il No, Parma era in Parma non Serie può essere perché era in A? Serie A, esatto. Reggio Emilia a Lecce. Vince Davide Vivarelli perché era il 7 maggio, Reggiana Spal 1-2. Bravo Davide, sei sul pezzo. Sei sul pezzo. Allora, Sara dice: se avessimo fatto gol con una sguerza, sarebbero stati tutti felici anche di un gioco pessimo. Infatti, è quello che volevo dire io, e quello che poi ha detto anche Sandro nel suo commento precedente: cioè che è stata una partita brutta, ma perché spesso e volentieri Cittadella ti obbliga a fare partite brutte, per il modo che ha di giocare, e secondo me. Ci sono degli elementi apprezzabili, nel senso che la Spal ha accettato di fare la partita brutta e ha dimostrato che con un po' più di fortuna magari avrebbe anche potuto portarla a casa del tutto. Poi è chiaro che il gioco non è stato molto entusiasmante. Clotet ha questa idea ambiziosa, forse troppo ambiziosa, ma di questo abbiamo già parlato tra l'altro altre volte, di provare a giocare sempre allo stesso modo, sempre all'arrembaggio, sempre verticali, sempre con qualità. Ma non ci riesce nessuno, cioè non ci riesce neanche il Manchester City, cioè, quindi forse ha, cioè, mi viene da dire che Clotet ha fissato l'obiettivo così in alto per provare a portare la squadra a un livello anche di autostima, di confidenza medio-alto, no, non perché, credo io, è la mia teoria, creda veramente nel fatto che la Spal può essere spumeggiante e all'attacco sempre in casa in trasferta a Sempre. prescindere dall'avversario, ma che si convinca di poterlo essere, che è una roba diversa. Ma allora, intanto io volevo riproporre il commento di Andrea Sabino, sul quale in realtà io non sono d'accordo, perché lui dice: dite a Clotet che la Spal ha bisogno di un gioco. Fino ad ora, un attimo, mi sono andati sui commenti. Fino ad ora si sono visti solo lanci lunghi e per lo più imprecisi. Poi Oddio. dice, gli attaccanti quando ricevono palla si trovano soli davanti a un muro di difensori, e questo può essere vero più che altro per il modulo e il modo in cui Colombo gioca, perché comunque lui anche a Cittadella ha fatto reparto da solo, e chiede se un 3-5-2 organizzato servirebbe a migliorare la situazione sotto porta. Ora, io Andrea non sono d'accordo che si siano visti solo lanci lunghi, anzi, No, anche perché, scusa, Leo, qua, numeri alla mano, la Spal esatto, è quella che fa meno lanci che fa lunghi meno lanci lunghi della B. della Tutta la B, B. esatto. Quindi semmai si può dire che la Spal sia troppo scolastica forse in alcune volte quando prova a cercare la profondità, forse fa alcune cose in maniera molto testarda, però al di là di qualche partita, ma anche perché comunque in campo ci sono anche gli avversari, secondo me la Spal non fa questo tipo di gioco e non vuole farlo, anzi, insomma, fa tutt'altro. E poi, ma che non riesca a portare a casa risultati concreti facendo altre cose, questo è un altro paio di maniche. Però in questo momento, siccome tutto si può dire tranne che si vada avanti Che si con i giochi a lanci lanci lunghi, lunghi, no, ecco, infatti, sì, fosse Marino. Ciao Victor, intanto. no, Marino, ma Marino non, no, con Rastelli si vedevano molti più lanci lunghi, ma vabbè, è stata una parentesi. Ma voglio buttarla. Rastelli, che tra l'altro è stato anche esonerato Sì, tra l'altro, in una situazione con bellissima. parole Sì, di grande stima da stima parte del presidente e del Parma. No, affetto però aspetta, anche. voglio fare una divagazione, Leo. Non so se chi ci sta seguendo ha visto il video del presidente Lovisa, del Pordenone, che ha veramente sostanzialmente insultato Rastelli prima di esonerarlo. Cioè, veramente una cosa degradante, perché non è che Rastelli l'abbia assunto lo Spirito Santo, lo ha assunto Lovisa e gli ha fatto fare 5 partite e poi lo manda via così. Cioè, vuol dire Vale anche che la abbiamo. pena ricordare che Rastelli non è il primo allenatore di quest'anno che No, esonera il è già il Pordenone, secondo del quindi Pordenone, sì, esatto, infatti. quindi poche idee e poco chiare. E poche idee molto confuse, sì. Sì, Che... scusate, volevo Vai. salutare Simonetta intanto, Ciao che Simonetta, speriamo di avere fatti viva. ospite prima o poi. E Fatti viva, ti aspettiamo. poi ne approfitto che leggo il commento di Mattia, ci scrive: la classifica non è tranquilla, ho paura che col Como si possa vedere una partita simile a quella vista a Cittadella. Per il bel gioco serve una classifica più tranquilla, adesso se perdi diventa dura.
Ma vabbè, siamo alla nona partita, Sì. quindi secondo me non è ancora il caso di farsi prendere dalla preoccupazione. Cioè, vorrei provare a metterla in un'altra maniera. Secondo me, il risultato è in questa fase meno importante del percorso. Dalle dichiarazioni di Clotet e dal suo modo di impostare la squadra e di lavorare. Mi viene spontaneo pensare che stia puntando a qualcosa di più a lungo termine, ovvero riuscire a creare una mentalità Beh, l'ha anche e detto, tra l'altro. sì, esatto, e far acquisire a questa squadra una metodologia sostanzialmente di lavoro e una mentalità di un certo tipo. Perché l'incasso in teoria dovrebbe arrivare l'anno prossimo. L'incasso vuol dire provare a lottare per obiettivi importanti, non vuol dire essere promossi, vuol dire provare a star lì. Quest'anno c'è da mordere lo straccio e dire: ok, ci proviamo prendendoci dei rischi consapevoli, ma senza farci risucchiare, insomma, dalla zona più brutta della classifica. In Calda. questo momento la classifica dopo 8 partite non è straordinariamente bella, però non credo si possa negare che nel percorso la Spal avrebbe anche meritato di avere un paio di punti in più. E con un paio di punti in più avremmo detto: vabbè, siamo lì a metà classifica, tutto sommato va bene, no? Sì, Beh, io la vedo io così, poi penso non so voi che si due. possa pretendere diversamente adesso, no? Cioè, è un percorso a 360 gradi quello che hanno intrapreso, no? Sì, nel senso Quindi. che Clotet è l'opposto dell'allenatore pratico. Cioè, l'anno scorso è arrivato Rastelli qua perché era l'allenatore pratico che in tempo una settimana o due doveva raddrizzare un po' una situazione che dal punto di vista del morale soprattutto era, non dico compromessa, però si era fatta, Disastrosa. sì, evidentemente troppo complessa per permettere a Marino di rimetterla a posto. Clotet è più un allenatore intanto contemporaneo, nel senso che ha dei principi di calcio che sono molto vicini alla scuola, diciamo, di Marcelo Bielsa e poi di converso a quella di De Zerbi e via così. Ma ha anche questa convinzione che immagino derivi anche dalla sua età, che è un'età giovane per un allenatore, questa convinzione che con le squadre si debba lavorare nella creazione di una mentalità e se questo significa soffrire un po' di più per poi sviluppare una capacità di giocare in un certo modo più avanti, i benefici saranno migliori, una roba del genere. Sì, poi è una cosa che scopriremo ben presto, perché comunque, per carità, adesso la Spal ha incontrato avversarie sia di alta classifica, sia di bassa, si è un po' destreggiata, no? Che Sì, ha comunque non ha giocato con sbagliato, non ha sbagliato una partita. Se voi ci pensate, ad oggi non c'è stata una partita che viene da dire, allora, quella partita lì completamente proprio, sbagliata. cioè, esatto, hanno fatto, non ci hanno capito niente. Non è stato così, perché anche le partite che ha perso, mi viene in mente Pisa, la prima. Vabbè che era la prima di campionato e la squadra fatta in 2 settimane, però Sì. comunque la Spal ha perso, ma non ha demeritato di perdere in quel frangente. Forse un pareggio ci poteva anche stare. Insomma, tutto sommato, secondo me, non si può essere particolarmente critici o scontenti ad oggi, intendo, di questa Spal. Poi, se Però quello che voglio dire tra... io è, si può essere preoccupati, perché quello che arriva un po' dal pubblico è la preoccupazione, non è tanto... Cioè, è No, quella, secondo me capito? sì, secondo me sì, è anche lecito essere preoccupati perché quando non si conosce cosa si va incontro, perché è un allenatore nuovo che gioca in un modo diverso, una squadra nuova, è lecito essere preoccupati, però preoccupati con la speranza che le cose possano andare bene, cioè bisogna essere preoccupati però con un senso critico, non farsi prendere dall'ansia, ecco. È chiaro che se ci ritroviamo qui tra 4 mesi, e la Spal è a 4-5 punti sui playout, allora lì ci preoccupiamo in maniera più importante. Però insomma, Esatto, adesso. io rimanderei il discorso più avanti. Mattia ci scrive: il mio è un timore, la squadra è giovane, non ha ancora la sicurezza per gestire una classifica, seppur immeritata in zona rossa. Questo può essere un tema. Questo può essere un tema, ma è presto per dirlo. Scusate, ma solo io vedo i nomi in arabo, cioè non capisco sta cosa, forse il mio Facebook lo sta zitto, Leo, ve ma lo cosa hai giuro. fatto? Cosa hai Cioè, fatto col telefono? vi giuro, io vedo i nomi in arabo, cioè spero che non mi diventino anche i commenti in arabo, altrimenti ci sarà da ridere.
Il tuo profilo è stato hackerato da Sì, Ayubabu, quindi. speriamo. Altri commenti, Marta? Sì, Ciao, volevo leggerne uno di Sandro che mi piace molto, che dice Pado. 20... Cioè, ti piace il commento o ti piace Sandro? No, mi piace il commento. Comunque è un Mi bell'uomo piace Sandro, sempre di eh. averlo mai visto, È Sandro, un bell'uomo credo. comunque, se tu non fossi impegnato te lo consiglierei. Ok. Dicevo, Sandro ci scrive, dai. Allora, ci scrive, vinci due partite, sei a ridosso dei playoff, ne perdi due e sei sotto, è un campionato così, lo è sempre stato. La squadra giovane e progettuale, ci vuole calma e fiducia, ci sono ancora mezzo milione di partite, dai. Beh, è vero, ce ne sono altre 30, che insomma diciamo che non sono poche. È un buon numero. Sergio invece ci fa un riassunto della partita che dice partita nervosa, un po' troppo fallosa, con tante interruzioni, difficile giocare bene in quelle condizioni. Nel secondo tempo la Spal ha giocato meglio, creando diverse occasioni per passare in Ecco, vantaggio. tra l'altro, a proposito del nervosismo, dei falli, delle interruzioni. Primo tempo soprattutto, veramente la signora Federica Putti fischiava tutto, praticamente ne ha ammoniti quanti, due o Anche tre, nel tipo nei secondo. primi 10 minuti. Sì, però proprio il primo tempo è andato giù pesante. Che ne dite di questo arbitraggio? Perché ho letto un paio di, diciamo, disamine così da profani e una mi ha colpito perché sostanzialmente questo commentatore sosteneva che avesse ammonito i primi due falli. Perché aveva percepito poco rispetto dai giocatori. Allora, secondo me no, nel senso che secondo me questo non è un tema, perché comunque la prima ammonizione, se non sbaglio, è venuta al sesto minuto ed è Sì, stata a sec. ricordo Pavan del Cittadella che strattona in mezzo al campo, se non sbaglio, Esposito. Vabbè, comunque è venuta dopo pochissimi E poi minuti e non sec. si possono, e poi sec. E quindi non c'è stato il tempo, secondo me, per creare delle teorie. A me personalmente l'arbitraggio non è piaciuto. Non è piaciuto Perché si è fischiato troppo. perché si è fischiato troppo. Sì, perché io mi aspetto che un arbitro, e chiariamoci, era il suo debutto in In Serie B, Serie B. quindi aveva tutte le attenuanti del caso, per carità, però ad un arbitro si chiede anche di prendersi le responsabilità. Se fischi tutto, significa che questa responsabilità non te le stai prendendo, perché ogni volta che c'è un contatto tu fischi, la soluzione tu hai di scelto, fischi o non fischi? Fischi perché è fallo. Ne è venuta fuori una partita, secondo me, bruttina anche per quel motivo lì, perché comunque mi sembra che al termine del primo tempo, e non ho la statistica finale, ma forse tu tramite WeScout la riesci Adesso a prendere vado a vederla, velocemente, vado a vederla. ecco, ci fossero stati fischiati 24 falli Sì, una roba del genere. Sì, mi ricordo di al averlo termine del guardato primo durante il tempo. tempo. Quindi questo significa che i minuti effettivi giocati sono stati la metà Sì, poca circa. roba. E nel secondo tempo la situazione non è stata molto diversa, quindi se diciamo che Spal Cittadella in realtà si è giocata 40 minuti, riusciamo anche a dare una chiave di lettura diversa del perché è stato creato così poco da entrambe le parti. Ecco, Fine partita erano 47 falli. Tantini. beh, in media quindi. In media col primo tempo. Daniele ci segnala che ci sono stati anche 66 falli laterali. Questo a testimonianza anche di una certa imprecisione di entrambe le squadre. Intanto dice Stefano, ci sono stati arbitraggi ben peggiori, sono d'accordo. Sì, sì. No, Sì, no, beh. A proposito di arbitraggi, a proposito no, scusa un di attimo, Orla, arbitraggi. ci Prego. sono stati arbitraggi ben peggiori, però in realtà di situazioni critiche non ce ne sono state, No, no, infatti. decisioni scottanti da prendere, quindi è chiaro che gli arbitraggi peggiori tu te li ricordi in situazioni in cui magari ce ne sono successe di ogni, qua non è successo niente, quindi cioè, secondo me nel piatto va messo anche questo, ecco, che Comunque, non era una partita difficile. ha ragione Davide che dice Maria Sole Ferrieri Caputi viene dal mare, ha arbitrato bene, col Cittadella sono tutte partite così. È vero, perché Leo, io e te l'anno scorso eravamo a Cittadella, la Spal ha perso 2-0 e la Spal è stata picchiata dal Cittadella poi alla fine, nonostante un arbitro un pochino più permissivo, ma alla fine la sostanza non è che si è Più cambiata granché. protagonista però, più Sì, protagonista. fa Camplone, infatti adesso arbitra in Serie A, Esatto. però Quindi dai, in insomma. No, sostanza non è colpa sua. ma infatti nessuno dà la colpa all'arbitro, cioè nel senso l'arbitro ha scelto un metro di giudizio, non si può certo dire che non l'abbia mantenuto coerente fino alla fine, perché ha deciso di mantenere la partita più sotto controllo possibile. Poi sai, dopo stai ai giocatori a recepire, no? E regolarsi, però i giocatori hanno deciso di andare avanti con quel metro lì e quindi si è trasformati in una partita Bloccata.
Sì, bloccata in cui veramente forse azioni manovrate in grado di durare più di 2 minuti non si sono viste, insomma, perché o arrivava un fallo laterale, o arrivava una punizione, e direi che non è che ci fossero grandi possibilità di vedere dello spettacolo. Detto questo, scusate, no, voglio stare sul discorso arbitro, ci agganciamo anche per andare a parlare di Spalcomo. Sapete chi arbitra domenica a Spalcomo? No. Ok, perché ci sono state oggi le designazioni. Spalcomo l'arbitrerà il signor Eugenio Abbattista di Molfetta. Anzi, sì, Scusa, guarda, Davide ti ha uno che porta bene. anticipato. Davide ti ha anticipato e ha scritto: domenica sera torna il fenomeno che ci ha arbitrato a Cosenza. Sì, che poi fenomeno, poveretto, cioè lì non è neanche stata colpa sua, perché lì c'è stato un abbaglio monumentale della sua assistente Clamoroso. quella volta, vabbè, l'arbitro in quelle situazioni, se il guardalinea tira sulla bandierina, non è che può dire no, no. Ho visto io e lascia stare. Però a Battista ha questa Diciamo che non statistica. porta bene, ecco, Esatto, esatto, in cioè, ha ogni questa caso. statistica spaventosa con la Spal: 11 partite, nessuna vittoria della Spal. Adesso, io non sono scaramantico in nessuna forma, Immagino. no? Però, voglio dire, inizia a essere una statistica, come dire, inquietante, Particolare. quantomeno inquietante, no? Credo che ci sia particolare. Particolare, volevo evitare Particolare. Lo so. quell'aggettivo lì. Quindi possiamo fare a meno di fare la classifica noi questa settimana, visto No, che. la facciamo ovviamente. Però il signor Battista ha dei precedenti poco incoraggianti con la Spal. Basti pensare che poi alla fine, in realtà, scusate, vado per la tangente. Non mi ricordo partite arbitrate da Battista in cui ci siano stati episodi clamorosi che gli si potevano attribuire, quindi anche lì a Cosenza, insomma, ci fu l'assistente che sbagliò, e vabbè. Perché le ultime 5 partite che ha arbitrato della Spal, a parte Cosenza-Spal, è stato Brescia-Spal, l'orrenda partita del luglio 2020 in cui la Spal perse 2-1 dopo il gol di Dabo. Poi uno Spal-Napoli in casa, 12 maggio 2019, con la Spal che era già salva, se vi ricordate. Era una Sì. serata festosa. Spal Sassuolo 0-2 del settembre 2018, che è la partita in cui si è lesionato D'Alessandro. No, ho detto una stupidaggine colossale. No, No, è 0-2 perché in casa. era No, no, finito no, no, 3-0 quella lì. no, hai ragione. Poi era là da loro. Non ho detto una stupidaggine. 0-2 in casa, Spal Sassuolo del 27 settembre 18, no, quella non ricordo, però una delle tante partite col Sassuolo perse in casa. E poi Spal Cagliari, settembre 2017, quarta giornata, c'era il mitico Rastellone in panchina del Cagliari, e segnò Barella, forse uno dei due gol, Barella e l'altro Joao Pedro, se non ricordo male. Oh, Sì, no, troppo in no, là con la no. memoria, sì, andiamo. Adesso vado a vedere, ma secondo me segnò Barella. Esatto, Barella, Joao Pedro. Poi Joao Pedro fece anche un super gol sotto gli ospiti. Edoardo Selleri ci chiede: Cerri gioca nel Como? Eh sì, caro mio, sì. Sì, Rivedremo mi è anche già Albertone stata Cerri da risposta da Elena e Versailles. da Sara. Grande. Quindi è già sicuro che giochi? Beh, è titolare inamovibile, quindi mi viene da pensare di sì. Infatti, chiacchierando con Dade, che saluto, tra l'altro, non so se ci sta seguendo o no, insomma, chiacchierando un paio di giorni fa, ci siamo detti: vai, andiamo tranquilli, che bolla Cerri. Quindi, Vabbè, è un grande classico questo. esatto. Cioè. Sì. Però non è l'unico ex, perché c'è anche Bellemo. Lo Grande ricordate? Bellemo. Bellemo da Chioggia. Bellemo da Chioggia, protetto da mister Maini Esatto, per un sacco di tempo. ha già Che declinato le l'ha. pagelle di domenica, perché non vuole andare contro Bellemo. E poi Arrigoni. Ah, intanto Matteo ci segnala che Cerri è infortunato. Ah, Vedi, beh, beh, per quello che te ecco. lo dicevo io. Non ero aggiornato, scusate, scusate, non ero aggiornato. Io l'ho letta oggi che Mi non ero erano sicuri perso ci fosse per la partita di domenica. questa Guarda, ti hai cosa. riperso la carriera di Cerri. No, è vero, è vero. Cioè, Faccio ammenda, cioè, guarda. non è da me, ma. Va Esatto. bene, va bene. Però c'è in un articolo uscito ieri sulla provincia di Como, c'è scritto: corsa contro il tempo per recuperare Bomber Cerri. Quindi, È già stato attenzione. definito Beh, diciamo Bomber, che siamo ancora sul livello. se non gioca potrebbe essere un buon motivo
per il quale non riesco a segnare, però sì, comunque ci stanno scrivendo che c'eri infortunato. No, ma infatti, però a quanto pare, a giudicare dalla stampa comasca, c'è una piccola Nutrono qualche percentuale. speranza. Una Sì, piccola sì. percentuale di possibilità che possa recuperare, quindi vediamo un Oppure po' su. gioca da infortunato e bolla di testa come un Oppure pillone Ricci davanti. Sì. Sandro ci fa gol il sostituto. Che è Lagumina, giocatore che tra l'altro la SPAL ha tenuto d'occhio negli anni scorsi, ma non ha mai fatto offerta, però ha tenuto d'occhio. Ha fatto 3 gol, dice Sara, infatti sì, no, ma secondo me c'è in Serie B, tra l'altro è un giocatore rispettabilissimo, ma diciamo che qui c'è già stato 2 volte, direi che abbiamo già dato e non abbiamo tutta sta voglia di rivederlo con la maglia della SPAL, ecco. Paolo dice, se penso al Como mi viene male, eh sì Paolo, infatti volevamo affrontare questo argomento, tra l'altro. Dico a chi ci segue, insomma, avevo invitato Mauro Malaguti a intervenire in questa diretta per una piccola finestra perché mi serviva la prospettiva storica su quanto il Como è indigesto alla SPAL. Perché beh, i due episodi più clamorosi, beh, il famosissimo spareggio per salire in Serie B del 1994, famoso perché arbitrò De Santis, il gol annullato e tutto quanto. E poi quell'orrendo playoff del 96 con la sconfitta in casa 3-6. Infatti facciamo un giochino, chiediamo ai nostri amici, lettori, compagni di Qual è mercoledì stata peggio? sera. No, pensi, dici Como e che cosa pensi? Qual è il primo pensiero che viene in mente Secondo senza me il scrivere 90% bestemmie? dirà De Santis, cioè, Sì. Vediamo perché chi è il più originale, chi è che. l'arbitro De Santis la fece un po' sporca quella volta, almeno a giudizio dei tifosi biancazzurri. Ma insomma, diciamo ci furono episodi abbastanza bizzarri, giusto per citare un cognome che tra l'altro ricorre in queste partite. Tra l'altro, a proposito di cosa stavo parlando prima? Non so perché Stavamo stavo parlando parlando dell'arbitro di di Spalcomo. Spalcomo. L'arbitro di Spalcomo. Ancora prima, sì. Non so perché voi volevo parlare anche di Tacopina, che ho visto una storia poco fa su Instagram. È una cena del Lions Strano. Club. Ah, ecco perché vi stavo dicendo, avevo invitato Mauro Malaguti perché volevo fare un riepilogo degli orrori di Spalcomo nella storia, però mi ha detto Mauro, stasera sono alla cena del Lions Club perché c'è anche Joe. E infatti Joe ha pubblicato una storia su Instagram e vi chiedo, indovinate come ci è andato vestito Joe alla cena del Lions Club? Maglietta. Me No, sai che no. l'aspettavo in maglietta. Hai il completo blu, no? È un completo blu, brava Marta. Esatto, l'hai già vista la storia su Instagram, perché tu Già. sei una Vabbè, Instagirl. scusami, allora, cioè, che gioco è se l'hai già visto? Infatti, cioè, Cioè, non ho vabbè. capito. No, vabbè. Cioè, potevi almeno far finta di sbagliare il colore del completo. Hai ragione, non ci ho pensato, dai. Sara dice camicia bianca che esplode. Appunto. Ieri sera invece Taco era più sportivo, al teatro comunale. Leo, tu eri lì, hai assistito di persona al Taco Show. Ho assistito al Taco Show al Teatro Comunale, una serata piacevole, direi, dai. È stato Mentre un gli altri della posto redazione dello Spallino erano a a indurirsi in farsi aperitivo, esatto. piazza A principale. farsi aperitivo, Esatto. esatto. No, dai, è stata una bella serata. Era una serata, per chi non avesse letto l'articolo sul giornale, è stata una serata dedicata agli sponsor, nel quale neanche noi, in realtà della stampa, sapevamo esattamente che cosa si sarebbe fatto quella sera lì, perché sostanzialmente Sì, ci è arrivato un era. invito, ci ha detto venite, c'è un evento e poi ci C'è un guardiamo. evento, venite, esatto, e noi siamo andati. Tra l'altro, alla fine mi ha detto anche che c'era un ottimo buffet al quale io però non ho Ma no! partecipato. E questa è esatto, questa è la cosa che Cioè, una volta che mi fa vedi. molto male, mi fa molto male, Ma scusa un però attimo, te ma lo dovevo dire. hai contezza del fatto che gli altri colleghi della carta stampata abbiano partecipato al buffet? No, perché sono andati via tutti prima di me, quindi Ah, sono ecco. andati. Ragazzi, Sì, ma sì, una sì. volta che avete il buffet non ne approfittate. Marta, lo so, però Ma l'evento perché doveva girare un'ora. aspettiamo che tu ci faccia entrare al buffet allo stadio. Esatto, Esatto, ci vedete il lavoro. Esatto. In maniera totalmente arbitraria e annunciandolo al nostro pubblico. Comunque, per una volta che potevamo Esatto. mangiare a Nano Esatto. e pagati dalla SPAL, non ho sfruttato l'occasione, ma vabbè. No, a parte gli scherzi, è stato un evento nel quale Tacopina ha sostanzialmente si è presentato agli sponsor nuovi e vecchi, e
ha raccontato un po' di sé, di chi è, che cosa fa, insomma, con un po' di Sì, posso storytelling dire, iniziale. posso fare una velata critica a Marina Presello di Sky, che è una pur brava Sì. presentatrice, giornalista. Le domande sfioravano un po' il tono agiografico, sembrava che stessero Sì, parlando sì. di un santo sostanzialmente che Sì, sembra. diciamo l'inizio non è stato particolarmente, come dire, avvolgente. Tanto che con la Steffi, che tra l'altro La colgo Steffi l'occasione Andreotti. per salutare, sì, Steffi Andreotti, che ringrazio e saluto anche per le foto che ha fatto, che ti ha inviato perché era seduta di Sì, fianco perché se dovevi a fare tu, me. praticamente Esatto. non No, avevamo la perché già il mio possibilità di telefono non. comunicare. No, esatto, il mio telefono non ha registrato metà della roba. Vabbè. Comunque, niente, a parte gli scherzi, Tacopina ha dato, insomma, si è presentato, ha spiegato un po' chi era, ha fatto un po' il Chi suo è? show, no? Perché lui comunque, chi è? Chi era? Fortunatamente lo è ancora. Sì, spero di no, dai. Esatto. Anche perché è dura spiegare chi eri, cioè, nel senso che, al limite. Chi eri prima di essere il proprietario della SPAL? Ah, Bravo, ah, bravo, ok. capito? Sì, scusate, no, perché io mi ci sguazzo in queste cose. No, è stato simpatico, devo essere sincero, mi ha fatto anche ridere in alcune battute, nonostante il Madonna. 90% delle cose gliele avessi già sentite, perché Tipo comunque gira e l'aneddoto sul rigira. fatto che a Benevento hanno squalificato Clotet perché lui è andato a minacciare l'arbitro. Esatto, questa cosa qua. Però l'ha raccontato bene, mi ha fatto molto ridere, quindi bravo, bravo Tacco. No, ecco, a parte questo, niente, poi ha parlato Simone Colombarini, hanno parlato un po' di persone, ha parlato Gazzoli, però su questo magari ci arriviamo dopo. Ci arriviamo. Esatto, è stato un bel evento, dai. Principalmente ha chiesto alla SPAL, o meglio, sì, alla SPAL, ha chiesto agli sponsor della SPAL, alcuni dei quali non hanno ancora A tirar rinnovato i fuori i loro soldi. contratti, di cacciare i soldi e di essere. No. No, non ha detto in Ferrarese, non ha detto in Ferrarese. Anzi, tra l'altro, visto che stiamo parlando di sponsor, Orla, cogliamo anche l'occasione per, come dire, chiedere anche noi a chi vuole associare il suo brand con Chi avesse il alla coraggio di nostra farlo, diretta, esatto. esatto, chi avesse il coraggio di fare questa cosa, Ditelo che noi siamo disponibili, agli abbiamo amici, un esatto. sacco di banner che possiamo mettere qua, facciamo un No, che sacco di palle, roba. vabbè, no. Vabbè, sì. Costruire Li abbiamo. partnership strategiche. Esatto. Bene, detto Comunque, no, questo. per rispondere a Sara Guidorzi, no, non ha menzionato Mora, infatti sono preoccupato perché ho ascoltato l'intero audio che tu mi hai mandato, Leo, ma Tacopia non ha parlato di Mora. No, non ha parlato di Mora. Perché avrebbe dovuto parlare di Mora? Perché ultimamente tra l'intervista che ha fatto al podcast, tra quella che ha fatto in Gazzetta e via di qua e di là, ogni volta dice no, mi piace questo gruppo, soprattutto Mora, perché è un leader, perché sta aiutando i Ah, giovani, no, no, non l'ha detto. insomma, No, no. esatto. No. Però no, infatti non ha elogiato, non ha parlato proprio di giocatori in realtà, l'unico giocatore che ha nominato è Colombo per raccontare quell'aneddoto su Del Piero e sul fatto che Ecco, quello è stato un sul. altro aneddoto divertente, che stavo guardando la partita a Los Angeles con Del Piero. Allora, già il fatto, io personalmente ridevo perché pensavo a Tacopina e Del Con Del Piero che si Piero in un hotel trovano di Los a Angeles. vedere in un hotel di Los Angeles, tra l'altro da come ce lo descriveva abbastanza fighetto, no? Nel senso tutti Beh, scusa, non è, non penso incremati. vadano all'Hotel California, insomma. Cioè, Beh, insomma, io la palla sul non fuoco non si ce la sa mai, ma metto. senso. Per vedere Spal Parma, quindi questa cosa mi ha. Vabbè, comunque, no, niente. Che aveva fissato subito una conference call sul 2-0 per il Parma, perché ha detto non si può andare avanti così. E invece, poi sul 2-2, insomma, è esploso di gioia, annullando la conference call, eccetera. Insomma, ha detto un po', ha fatto un po' di spettacolo, però, insomma, da ottimo comunicatore qual è. Beh, È quello che doveva fare, insomma. Quindi né ok. più né meno di quello che ci aspettava. Marta, ma tu che idea ti sei fatta sul personaggio Joe? Beh, appunto, è un. No, Ha già incontrato tutte le hostess dello stadio? io non l'ho ancora visto, mannaggia. Sono Ah. sempre lì con voi, quindi io non vedo mai nessuno. Vedi solo quei pezzenti dei giornalisti No, che vabbè, ti fatemi. importunano sistematicamente ogni volta No, che siamo dai. presi in casa. Non siete tutti così, dai. No, vabbè. Qui,
Faremo nomi e cognomi un giorno di Sì. chi importuna la merda allo Quando faremo stadio. una diretta ad orario aperitivo, poi lì sbraghiamo brutalmente, tipo Non ci l'ultimo. provate neanche, non ci Dai, provate. quindi che idea ti sei fatta, Marta, Allora, del al di là taco? del fatto che Cioè, la domanda che ti voglio fare, Marta, al di là della tua impressione, cioè, come dire, tutto questo spettacolo, tutto questo show, tutta questa ars oratoria, c'è la, diciamo, una. Stringi c'è qualcosa? Esatto. Quello ti volevo chiedere. Beh, sì, secondo me sì. Non, cioè, finora rispetto anche a ciò che aveva detto inizialmente, è sicuramente, penso, stato di parola. Mi piace anche molto il rapporto che sta cercando di instaurare con i tifosi, che era anche una cosa che mancava da tanto tempo e di cui secondo me un po' tutti, sia tifosi che squadra, avevano bisogno. Però sarei curiosa di vederlo un po' al di fuori della realtà social, se ti devo dire la verità, perché noi abbiamo forse quell'immagine di lui. Un po' così caricata, tra virgolette. Un'immagine che lui è abile a costruire, ovviamente, grazie ai media. Sì, infatti, però sarei curiosa di. Io non ho mai visto da vicino, non ho mai avuto modo di assistere a una conferenza stampa, quindi, cioè, al di là delle interviste che fa Però e dei social, no. possiamo dire una cosa, Marta, visto che tu comunque sei anche molto attenta allo stile, insomma, almeno per quanto ti riguarda, mentre io e Leo ci vestiamo come due straccioni, io sicuro, ma Leo un po' meno. Joe, per essere un italo-americano, non è che sia proprio il prototipo dell'eleganza, eh. Beh, vabbè, ho capito, ma se dobbiamo sindacare sul No, discorso così dell'eleganza, è un tema. Non Marino aveva la. c'entra Marino, stiamo parlando di dirigenti, proprietari, presidenti. No, ho capito, voglio dire, nel senso che ognuno ha il suo stile, no? Quindi non penso che sia quello che fa la figura, che fa il No, no, personaggio, no? però non so. A volte Un alcune sue scelte mi sindaco, lasciano vabbè. perplesso. No, Ah, no, sì. diciamo che secondo me lui ha due versioni, cioè quella in cui è il fanboy della SPAL. Cioè, okay, Ok, si presenta col che si veste cappellino, questo da come, capobili, esatto, esatto. come oggi alla conferenza stampa del nuovo sponsor che sarà sui pantaloncini, che si è presentato visto a Fanboy Spal. E Sì. poi lui ha la sua versione elegante, diciamo, in cui ha questa giacca di una taglia almeno una taglia più piccola di quello che dovrebbe, Infatti e Sara scrive, t-shirt. io l'ho visto, le grosse. No, Ma allora no, adesso. per carità, anche sia Scusa, grosso, grosso. Leo, tu l'hai incontrato per la prima volta di persona ieri sera e puoi Sì, io testimoniare che è ieri grosso. ho parlato un paio di minuti con lui ieri sera al termine, effettivamente è molto grosso. Cioè, non è grosso, è grande. Cioè, è È proprio tanto. imponente, è imponente. Adesso È dico anche. normale. Allora, la scorsa settimana. No, non è vero, non è stata la scorsa settimana, è stato qualche giorno fa. Forse Sì. lunedì, che c'è stata la cena a Rotary. Sì, lunedì. Esatto. E come mediatore c'era Furio Zara, che insomma è un amico che era stato chiamato Amico e per. prestigioso collega, Esatto, è aggiungerei. il prestigioso collega, assolutamente. Allora che ieri gli ho mandato un messaggio per chiedergli poi come era andato, perché ci eravamo visti venerdì, ma ha detto che sarebbe andato a questo evento. È che mi ha mandato la foto di lui con Taco Pina. Insomma, oltre al fatto che, vabbè, Furio non è molto alto, insomma, è Certo. comunque magro. Comunque, entrambi nella foto hanno le mani in primo piano e lui mi ha scritto: "Ti prego di porre attenzione alla mano." Cioè, due mani che sembrano due Effettivamente, badili. cioè, proprio a testimoniare quanto è grande, ha proprio anche una mano grande. Cioè, adesso la foto non la posso Sì. mandare perché chiaramente. Chiaro. Non ho il permesso, ma vi posso garantire che è veramente Sì. impressionante. Comunque è Sì, un è grande. personaggio che vi dico, dal punto di vista carismatico, è un personaggio Sì, che a no, me beh, piace. ti conquista Per carità, subito. ci Ti conquista mancherebbe. subito. No, no, ma quello è vero, quello è vero. Da quel punto di vista lì no, è quasi imbattibile. Cioè, allora, siamo a 39 minuti, quindi andiamo con gli ultimi due temi di serata. Facciamo un piccolo saltino, perché ieri sera si è parlato anche dello stadio. E Gazzoli ha fatto questo annuncio che secondo me è passato anche un po' troppo sotto traccia. Intanto, beh, Edoardo mi fa ridere: tacco a Natale, schiaccia le noci per tutti con il pollice.
Pure l'accidente fatale, sai, che bello. Sai che potrebbe succedere anche per davvero? Allora, io lo inviterei a una delle nostre dirette e poi Beh, gli farei sì, dobbiamo fare una la. diretta di 3 ore, però, per quanto Gli pare. farei la challenge. Se riesci a scacciare questa Con un pollice. con un. Non è che ce la fa davvero. Lo schiaccianoci Ma umano. noi lo speriamo. No, Vabbè. dico, c'è stato questo annuncio di Gasoli, molto importante, che lo aspettavamo da tempo. Sì, Perché, insomma, l'annuncio sulla. Niente, vai, vai. l'annuncio sulla questione stadio, ossia che oggi è stato depositato in procura il progetto di adeguamento fatto dall'ingegner Calvi. Serve lo schermo 16 noni, scrivono. Sì, infatti. Abbiamo veramente i migliori Comunque. commentatori comunque. Esatto. No, per quanto riguarda lo stadio, niente, oggi è stato presentato il progetto, quindi la speranza che era stata ventilata tempo fa di poter arrivare a dicembre, effettivamente, o perlomeno alla fine di dicembre, con lo stadio a posto, Adesso diventa realistica. non è realistica, cioè non si può dire che sia realistica, però quantomeno le tempistiche sono state rispettate, perché adesso questo progetto poi dovrà essere in qualche modo Validato. vidimato e approvato anche dall'ingegner Pellegrino, Chiaro. che è l'ingegnere della procura. Chiaro. È chiaro che probabilmente dei passaggi intermedi sono stati fatti, cioè nel senso non è stata presentata qualcosa di cui Pellegrino probabilmente è all'oscuro, spero. Però diciamo che comunque deve esserci un atto formale in cui lui approva Dice, quanto viene questo fatto. progetto va bene, cominciate a sistemare sto benedetto stadio e intanto lo riapriamo. Fate quello che dovete, non so se al termine o comunque, perché comunque i lavori, da quello che ho avuto modo di capire anche ieri sera, Andrebbero fatti subito. non, al di là di questo, poi non dovrebbero essere lavori particolarmente invasivi, Ok. cioè quello che mi ha detto l'altra volta, non bisogna Non devi staccare la smontare copertura, le coperture, sì, no, perché smontare sennò. la copertura, se no, Esatto, esatto, vedi. come ho detto anche l'altra volta, non era necessario chiamare Calvi. Sono interventi mirati che comunque consentono di riottenere le garanzie strutturali, però senza fare una roba indecente. Ecco. Quindi, comunque, oltre a questo, ieri hanno parlato anche di strutture, hanno detto che con il passaggio di proprietà chiaramente alcuni progetti sono rimasti fermi e hanno fatto vedere i rendering del nuovo centro di via Copparo, di come dovrà diventare. Molto bello, tra l'altro, anche esteticamente, molto in linea con quelli che sono. Cosa avrà di diverso da quello attuale? Allora, rispetto. Allora, il rendering è solo la parte esterna. Poi hanno fatto vedere qualche Certo. scatto, ma però sono cose vecchie Certo. perché sono immagini che io ho già visto quelle lì. Diciamo che perlomeno dal rendering sarà una parete completamente grigia con lo stemma grande della spalle. Diciamo, non sarà più un effetto muratura come adesso, Ah, ho ma capito. sarà. Okay. Poi avrà davanti le barriere frangisole, poi chiaramente un rendering, quindi da lì poi a farlo magari Sì, saranno delle ovviamente. modifiche, però comunque è sembrato bellino. E poi ancora dei lavori per lo stadio, per migliorare le aree dell'hospitality, a cui magari un giorno la Marta ci farà Potremmo accedere. accedere, esatto. Esatto, no, molto carine perché comunque come ha detto Gazzoli, il centro di Via Copparo era stato fatto con la vendita di capello. Sono Sì, passati beh, quei giusto dopo ci 3-4 anni sono stati e quindi è quei ora di vari rifacimenti, però rinnovarlo. dai, insomma. Sì, è vero, però la sostanza più o meno era quella, ecco. Cioè, quando l'hanno preso i colombarini, cioè, mancava poco che ci pascolassero le pecore. Cioè, No, no, che nello spazio di certo. 5-6 anni hanno Che tirato ci su una fossero struttura. ancora le docce. No, che poi, tra l'altro, non più tardi di una settimana fa, sono andato a fare una chiacchierata col direttore del settore giovanile, Andrea Cattellani, e ci ha fatto vedere un paio di angoli di via Copparo, e ci sono però ancora alcune stanze di via Copparo adibite a spogliatoi che sono esattamente come erano 10 anni fa, e questo immagino che sia ovviamente un tema che verrà affrontato in questo rinnovamento degli ambienti. E Simone ci Comunque, chiede se verrà scusa. fatto il museo SPAL, E esatto. poi Sara ci dice che il nuovo centro di via Copparo si chiamerà Tacoland. Quello spero di dire, chiaramente, Non perché credo. Speriamo.
Oggi si chiama GB Fabri e secondo me deve restare così per tanto tanto tempo perché GB Fabri è veramente indimenticabile, bisogna assolutamente mantenere viva la sua memoria. E, il Museo Spal ne ha parlato Tacopini in un'intervista, forse al Non Carlino, ieri però, non ieri. no, non ieri, però la settimana scorsa ha detto di volerlo fare, quindi lo prendiamo in parola, poi magari in questo periodo in cui lui si trova a Ferrara, magari proveremo ad approfondire questo discorso con lui, perché effettivamente è un tema che, allora, io ho iniziato a seguire la Spal nel 2006, poco dopo il mio trasferimento che è Ferrara, e già allora sentivo parlare di Museo Spal, idee, cose varie. Non se n'è mai fatto nulla, perché non è neanche facile in realtà, secondo me, fare un museo della Spal, che abbia un potere attrattivo che vada oltre, ovviamente, a quelli che sono, i tifosi della Spal che sanno già tutto della Spal. No? E quindi sono curioso di capire anche come verrebbe fatto un museo della Spal, perché pensiamo anche solo in realtà ai cimeli. La Spal, a causa anche dei fallimenti, dei cambi di proprietà e così, praticamente non ha quasi nulla, se non la Coppa Italia vinta quando c'era Cance, la medaglia d'argento al merito sportivo del 74. Però tutto quel patrimonio che poteva essere fatto anche di maglie, di cose varie, non c'è, non c'è. Bisognerebbe fare un po' raggranellare qua e là, magari fare anche un appello agli ex giocatori di donare qualcosa al museo e robe di questo tipo, insomma. Non so, però ricordo che qualche anno fa avevano organizzato quel tour dello stadio, che non Sì, c'entra niente col museo, che però sì, sì. in quel contesto i biglietti erano praticamente andati a ruba perché avevano fatto qualche sessione ed era andato tutto in sold out. Quindi secondo me la possibilità di creare, come dire, a livello commerciale, un coinvolgimento maggiore per i tifosi, secondo me, dal punto di vista Vabbè, certo, sì. del marketing, c'è. Ecco. Poi, anche perché Tacopina stesso ha detto che i tifosi della Spal, secondo i numeri che gli hanno portato la Macron, sono i tifosi che in percentuale alla popolazione Comprano sono più quelli che merchandising. acquistano più merchandising. Sì, esatto. Sì, ma vabbè, questo E non mi quindi, stupisce. Quindi secondo me, Vai, vai. no, niente, dico che secondo me la ciccia per fare qualcosa lì c'è, ecco. Per rispondere a Daniele Stabellini che chiede se le lamellature esterne di Este Gradinata le faranno, io ero rimasto, non so se Leo ha informazioni aggiornate, Leo che sta morendo tra l'altro, sei stanchissimo Leo, lo vedo, dai, abbiamo quasi finito. Vai, guarda, faccio così, vado a letto adesso. Le informazioni che più recenti su questo tema, Daniele, sono che la cosa era stata messa temporaneamente in stand-by. Perché dopo sono insorti altri problemi a cui pensare, cioè rimane una cosa che si vorrebbe fare da quello che ho capito, ma non nel brevissimo termine. Edoardo ci dice che il tour dello stadio lui l'aveva fatto, è stata anche una bella esperienza. Infatti, cioè, perché il tour dello stadio funziona perché ovviamente vai dentro negli spogliatoi, cioè, soddisfi una curiosità che è un po' quella di tutti, no? Di vedere gli ambienti dove ci sono i calciatori, tutte queste cose qua. Noi stessi non abbiamo mai visto tutti gli ambienti dello stadio, probabilmente, anzi, sicuramente. Davvero? Beh, sì, se ci portassero a visitare la sala VAR dove accade la magia. Parte che quest'anno la sala VAR non la fanno più nel container come gli anni scorsi, ma No, viene c'è una tutto stanza dentro lo stadio, eh. l'anno scorso. Però quest'anno in Serie A, non ho capito se In Serie anche in A, Serie B, sì. comunque No, è solo in Serie A, c'è il fanno tutto da centro. remoto, Sì, sì. quello sì, quello sì. In Serie B però ancora no. Luca ci chiede, il primo o secondo anno di semplici non vincemmo la Coppa Italia di categoria? No, vincemmo la Supercoppa, La quella che si fa Supercoppa. con le vincitrici dei tre gironi di C. Mentre in Coppa Italia di Serie C la Spal arrivò a un certo punto, credo in semifinale, potrei sbagliarmi ma non credo, e indovinate da chi fu eliminata? Dal Como. Oh, Santalo. No, Il primo anno di dai. semplici, il primo anno di semplici. Credo fu adesso vado a recuperarlo, ma sono Sei abbastanza sicuro che sicuro. fosse il Como? Sì. Sì, Tra sì, sì, sì. l'altro la foto della Supercoppa, vinta contro la Cittadella, giusto? È vero? Sì. La Cioè, foto è Supercoppa vinta e mai consegnata.
E mai consegnata, tra l'altro. Cioè, no, mai consegnata. Consegnata il mercoledì successivo in via, allo stadio con davanti a 100 persone. Sì, è vero, Ah, questa è ricordo stata bene quella roba. questa cosa. La foto di quei festeggiamenti, tra l'altro, sono ancora. C'è la gigantografia nelle scale della tribuna quando si sale, È vero, è vero, è perlomeno vero. la tribuna dove saliamo noi. Infatti, sono dei volti Comunque vi azzeri e confermo silvestri. che ci fu un doppio Spal Como e Como Spal nel 2015, febbraio 2015, semifinale di Coppa Italia Lega Pro, 0-2 al Mazza per il Como e poi un orrendo 0-0 a Como, quindi davanti a 318 spettatori. Che meraviglia. Fantastico. Dei Io. precedenti, Bei benissimo. tempi, bei tempi. Supercoppa con Cittadella, Sara è super sul pezzo, dovremmo prenderla come consulente. Sì. Ultimissima cosa, poi veramente vi lascio andare a dormire. Quanti cambi farà Clotet domenica? Due. Beh, già il fatto che ne faccia potrebbe essere Una già una notizia. notizia. No, ecco, questa, ecco. Se c'è una cosa che non ho veramente capito della presentazione di Cittadella, non l'abbiamo detto prima, è stata la gestione dei cambi. Perché è vero che Clotet dice: noi monitoriamo i numeri degli allenamenti, monitoriamo i numeri delle partite, le prestazioni in termini di consumo di energie, e da quando ci sono io un allenamento viene pesa quanto una partita, e questo si può capire. Quindi magari ci può anche stare che non fossero stanchi, ma poi dico io che non sono allenatore, per carità, però qualcosina, visto l'immobilismo che si stava creando, io l'avrei provato. È anche vero che però devi anche avere quel qualcosa che ti spacca le partite, perché il cambio è stato crociata ed è stato un cambio, a mio modo di vedere, un Ma po' poi a 3 minuti dalla a fine, 3 minuti alla fine. Beh, Mora è entrato ma ora è entrato che mancava un minuto. appunto, esatto. Ecco, quel cambio lì forse l'avrei risparmiato. Avrei messo su qualcun altro, insomma, secondo me Mora forse No, poi meriterebbe allora, ascolta, qualcosa di diverso. Luca è un ottimo professionista e sicuramente non avrà rotto i coglioni. Però chiunque abbia giocato a calcio, anche negli amatori, sa che se ti fanno scaldare anche 20 minuti, ti dicono un minuto dalla fine del recupero, entra. Cioè, veramente ti girano elica e quindi sono abbastanza sicuro che Mora non avrà detto niente, non avrà neanche sbuffato perché Luca è un ragazzo tranquillo, però, cioè, veramente deve essere una cosa insopportabile. Anche perché tu entri a fare 1 minuto, 2 minuti per cosa? Cioè, Per nel niente. senso, chi è in campo non può fare quel minuto lì in più. Cioè, entri per dare 30 secondi in più di gioco alla partita Per perché l'onore allungano il della vita. recupero? Non so, è qualcosa veramente di difficile da comprendere. Abbiamo un messaggio di Maurizio No, Buriani. aspetta, allora, nel 89 la Spal perse la finale di Coppa di C contro il Cagliari. Non so, devo andare a controllare, però tendo a fidarmi. No, Leo, scusa, è arrivata una precisazione dall'ufficio stampa della Spal per una cosa che hai detto, che è inesatta. Nel Ossia. container che dici tu ci sono le fibre per inviare il segnale della regia ai broadcaster. La sala VAR è appena dentro gli spogliatoi. Ah, Oh. ecco. Mi ricordavo bene questa cosa. Paolo scrive: Mora comunque alla fine della partita sotto la curva non è venuto dato dito negli spogliatoi. Ma sì, ma perché secondo me gli giravano un po' le balle sostanzialmente. E quindi ci sta che fosse un Vabbè, ragazzi, po'. ma cioè, voglio dire, ma avrebbero fatto tutti, dai. Cioè, si può Sì. anche pretendere che fosse pure contento al termine della partita, quindi. Ok, allora. Intanto una comunicazione di servizio a Simonetta che forse si è già sganciata, non lo so se c'è ancora, se, sentiamoci perché c'è stato un difetto di comunicazione tra ieri e oggi e non siamo riusciti a incastrarci per quello che avevamo concordato. Paolo, battiamo il Como, bene, questo è lo spirito. Mamma mia. Chi è il vostro favorito per questa partita? Dai. Viviani. Sec. Allora. Scrivo Leo, Sec, ok? Viviani, Marta, tu. Io vado ad accendere un cero adesso domani. Praticamente la Marta si Come gioca, c'era? dice quello che dici tu la volta prima. Questa è la Va bene, tattica. ma ci sta. Allora, io mi gioco Colombo perché non ho controllato, ma credo che Fa non ci gol sia mai. una partita sì e una partita no. No. Credo che non ci sia mai stato, ma devo verificarlo, un giocatore della Spal in grado di segnare per 5 volte consecutive in casa. Devo controllare questa cosa. Ma secondo me non c'è mai Va bene. stato.
Autogol di Cherry, dice Forse Andrea. neanche Mino Bizzarri, però non voglio dirla con certezza perché devo ancora verificarla questa cosa. Però Nel frattempo, Mauro Bisbiglio Raimondi, col nome scritto in arabo sopra, dice farà ma gol lo qualcosa. vedi solo tu in arabo, cioè noi lo Vabbè, ho capito, vediamo. ma è una cosa bellissima. Ok. Fai uno screen, io voglio vedere come si scrive Va in bene, arabo su quello. vi mando lo screenshot. Va bene. Direi che per stasera è andata. Speriamo, se fa qualcosa mi fa piacere anche perché ultimamente è stato un po' criticato perché non sta brillando particolarmente. Quindi gli farebbe senz'altro bene fare un gol. Ragazzi, 56esimo minuto, direi che anche per questa sera abbiamo dato. Per mercoledì prossimo speriamo di avere l'ospite che avevamo concordato ieri sera, ma poi per un difetto di comunicazione non siamo riusciti a confermare. Ti aspettiamo Mauro anche. Mauro Malaguti, che in effetti, declinando l'invito per stasera per altri impegni, ha detto che è disponibile per una delle prossime volte. Quindi al prossimo tema storico lo convocheremo. Avete visto lo Quindi, screenshot? Sì, quale screenshot? bellissimo. Vedi, Di nomi in cioè. arabo. Ah, bene, okay, adesso recupero WhatsApp e lo vedrò. Bellissimo, no, fantastico. Tanto tu avevi salvato nella tua rubrica del telefono Costantino Felizatti col nome arabo, Adnan, perché esatto. lui era un Sì, ma fan questa è un'altra di storia, esatto. giocatore iracheno. Comunque va bene, per stasera abbiamo finito. Grazie Marta, grazie Leo, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito. Seguiteci anche in differita o sulla pagina Facebook o su YouTube. Se volete ci trovate e noi siamo qua per voi. Buonanotte a tutti. Buonanotte, ciao a tutti. Ciao.